Brucerà Williams. Banner e Urk, vabbè, sì, è uguale. Avete capito? Anche al piccolo Knight, in senso. C'è un piccolo bug, sembra. Posso fare finta di caricare il Vix. Se premo il tasto destro non mi rallenta neanche. Oh mio Dio. Raga, che rumoraccio fa? Aiuto, raga. Dove l'ho mai stata, fa? Non mi voleva piazzare giù la copia, non capivo perché. Aia. Stavo cercando di mettere giù la copia e non ci riuscivo. Fissato. Non è facile aiutare sto cazzo di potere, però. Ecco, adesso vi sbagliate tutti gli skill, check, ovviamente. Ma com'è rimbalzato, raga? Ha fatto 3 rimbalzi, ma che scam. Li avevo preso entrambi. Vabbè, vado di M1. L'M1 è figo comunque, questa skin. Sì, il rimbalzo è una cosa odiosa. Guarda, sarebbe più forte e più facile se rimbalzasse solo sui muri e non sui pavimenti, per esempio. Ma ovviamente che i soldi sono un po' scarsini. Ma dipende. Alcune volte sì, alcune volte un po' meno. Dipende dal game. Su cosa rimbalza? Su questo filo ha rimbalzato? Spero che mi stia prendendo in giro. Per in giro. Nice. Giocando l'ignoto riduci i sopravvissuti in fin di vita usando il potere. Quante volte? Oh, ho fatto l'achievement. Però manco ci fosse un achievement. È una esplosione talmente forte che l'ignoto ha preso il volo. In che senso? Mi sono tippato. Adesso non ha rimbalzato, per esempio. Ogni tanto rimbalzo, ogni tanto no. Sembra che non ci sia una logica nel rimbalzo. Off the record. No. Il potere del TP rimane la sua. Il key è la cosa più forte, assolutamente, comunque, mani basse. Permette di andare in giro per la mappa velocemente. Rimbalza pure male, eh. Però colpisce attraverso i muri e Shaq è difficile da loopare, eh. Shaq è difficile da loopare contro questo killer. Dead, dead. Sono nel basement. Oh, doppio hit. Nice. Oh, che bello che guarda un po' in giù questo killer quando, quando salta. Wait, what? Ah, si era tolto il weakness in quell'istante. Feels bad. L'ho provato. Se l'era comunque tolto. Sorry. Sorry.
Potevo ucciderla in realtà qua. Ma... ah, c'ha off the record o qualcosa del genere. Perché prima no, però? Mi sono perso il pass per la skin di Chucky, risuscitato e mi ha dato il badge. Ah, ti basta la skin di Chucky quella lì? Ok, ottimo, grazie per avermelo detto. Ma... l'ho presa, lol. Avrei potuto dettare di M1, ma... ci sono codici nuovi? Non credo. Non ho sentito niente a riguardo. E non li ho visti neanche nella live, durante la live. Secondo me la maggior parte dei killer vecchi andrebbero a guardare per la nulla la strega. Secondo me è anche la strega, in realtà. Però sì, anche... no, il Billy, beh, è già stato reworkato, considera il Billy. Non sta rilasciando la, il merdino. Non è male a schivarla comunque. Sembra che sotto pallet non li posso rilasciare i merdini qui. Ciao Furfi, buonasera caro, come stai? Sembra che sì, sotto pallet non si possono rilasciare. Un altro cambio che li potrebbero fare è che spita la palla ti dà automaticamente il weakness, magari non il ferimento. Mi ha dato un codice, ti hanno dato un codice a te? Come dice il nuovo kill, a me sembra molto forte il nuovo kill. Ciao Mamba, bentornato caro. Ciao Medea, buonasera. Brava. Mi ha letto il TP, ma... pronto, sono killer male, non è... no, no, ci sta, è onesta, mi piace. Se ti stanno appiccicati, però mi sa che non li posso completamente evitare. Se ti camminano proprio appiccicato con questo. Ciao Debro! Certo che tu arrivi con la musica di, del sito... di quel sito mentre sto tirando fuori il pipo, eh? Debro, porcellone. Ciao Game, buonasera. Non sono riuscito a seguire il direct. Ah no, a me non è arrivato nessun codice. Non ho visto nessun codice durante la diretta. Come va, Debro? Credevo fosse più forte, però molto equilibrato. Sì, secondo me è molto equilibrato in realtà. Il potere è counterabile. Ci sono modi per counterarlo, capito? L'unica cosa che davvero può essere forte è il teletrasporto, perché è istantaneo. Solo perché è istantaneo il teletrasporto può essere l'unica cosa più forte di questo killer. Il resto lo trovo molto bilanciato in realtà. Anche perché comunque glieli puoi togliere anche volendo le cose del teletrasporto. L'abilità è molto skill based. Comunque sono in coma appena tornato a casa da lavoro. Aiaiai. Quando poi mi spieghi cos'è il live di DBD. La live di DBD. Ma non ha detto niente la live di DBD, non ti preoccupare. Penso che sia stata una... perché c'è un tipo invisibile qua per me. Non so se è lui quello che avevo già appeso, quindi... The Dard, lol. L'unica... hanno messo l'evento Bloodmoon, hanno detto. Sembra un evento carino, più o meno, che serve per fare tanti punti sangue. Che hanno parlato degli skin degli Slipknot, hanno fatto vedere il gameplay dei killer, e bene o male basta. Sì, comunque c'era un TP invisibile qua.
Il dardo scrive al colpo, non lo so. Il secondo hit, sì, il primo no. Quello che colpisce l'aria secondo me è molto forte se sfruttato. Sì, ma è facile da schivare perché ci mette tanto ad atterrare e esplodere, capito? Sul rettilineo. Anche se te lo miro per terra, comunque ci mette un pochettino a esplodere. E basta che lo missi una volta e già te lo counterano. Perché basta che ti guardano abbastanza tempo, in pratica. Non è male, è assolutamente forte, ha il suo vaglio, eccetera. Però non è la cosa più forte. La cosa più forte, secondo me, del suo è proprio il teletrasporto. È utile, non è male. Ho visto che l'animazione prima di sparare l'ha fatta apposta così, perché quando ti carica il potere per lanciare la coppia, se lo attivi sparo. Lontana. Ah, dici che questa cosa così proprio di caricarla un nanosecondo sia fatta apposta per il potere, per così che puoi scegliere tu dove usare la coppia. Ci può stare. Lo fai così. Ciao Fede, buonasera caro, vediamo. Però me ne fa evocare una. Sì, ci può stare. Ah, ah, ha senso. Ha senso. Utilizzarlo così ha senso. Ci sta DS, grazie. Vediamo tu spammi tasto destro in modo tale che non ti rallenta. Però ti resetta il timer del teletrasporto, così che puoi scegliere tu dove metterlo. Oh. Oh. Ci sta. L'unica cosa da riscattare ci sono i drop se vuoi su Twitch. Giustamente non puoi decidere di metterlo dall'altra parte della mappa, però puoi spostarlo. Sì, posso spostarlo leggero, posso tenerlo in cooldown, diciamo, fin quanto voglio, finché non lo voglio posizionare, ci sta. Sono anche una bomba, è molto divertente, a me piace tanto. Guarda come tira fuori il pipo comunque. Grabbino. Può avere un bel controllo di mappa, quello assolutamente. Già provato l'Hunters, veramente pericoloso. Sì, ma l'hanno un po' nerfato rispetto a come era prima, forse. Le hanno tolto il fatto della velocità mentre tira fuori l'accetta. Però è comunque forte. Cioè, avere due accette in più è veramente tanto. Il clown è fortissimo. Veramente forte. Le due boccette extra veramente strong. Molto utili, molto 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 utili. Antras tira o S? S no. A sicuramente, ma è top A adesso secondo me.